Il nostro buongiorno borsa ci accompagnerà anche nel 2023. Ci auguriamo che la borsa possa risvegliarsi dopo questo anno, dopo questo 2022, sicuramente un po' rallentato da tante notizie. È stato un anno di mercato ribassista, anche l'economia ha risentito di ciò che ci ha circondato a partire dal conflitto Russia-Ucraina che ha aggravato già delle situazioni che si erano verificate all'inizio dell'anno. Insomma, questo è il momento giusto per fare un bilancio del 2022. E lo vedete anche dal nostro titolo in sovrimpressione. Ciao 2022, che cosa ci lascia quest'anno? Per molti sarà un anno da dimenticare, per molti invece un anno che ha dato delle opportunità. Insomma, ne parleremo, ripercorreremo gli step, le notizie, gli eventi che, come detto poco fa, hanno caratterizzato quest'anno. Io saluto Valentina Menassi, opinionista economica e politica, che sarà con me per questa chiacchierata. Valentina, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, grazie a te per questo invito. Allora, intanto ti chiedo, a te cosa lascerà questo 2022 proprio in un flash? Poi andiamo appunto insieme anche ai nostri amici che ci seguono a ripercorrere le tappe. Beh, è stato un anno sicuramente estremamente complesso, sia dal punto di vista economico che finanziario, quindi tutti ce lo ricorderemo per le tante, per il susseguirsi appunto di problemi. Vediamo il post pandemia, vediamo anche tantissimi scandali come il Qatargate che rimarranno sicuramente nei nostri ricordi, quindi tantissime questioni molto molto impegnative. Allora, l'anno si è aperto, insomma, torniamo proprio alle prime battute di questo 2022 con una parola su tutte, inflazione. Andiamo a vedere il primo titolo. Eccolo qui, inflazione è record. In realtà il timore per un rialzo appunto inflattivo, per un'inflazione importante, si era già verificato nel 2021, alla fine del 2021, tant'è che lo ricordo benissimo, alla fine dello scorso anno abbiamo proprio così scherzosamente detto che il 2022 sarebbe stato caratterizzato dall'hashtag inflazione. In realtà poi non è stato uno scherzo, perché con la guerra l'inflazione è salita alle stelle. Allora, è stato l'hashtag secondo te dell'anno, Valentina, inflazione? Ricordiamo che in questo momento è un po' calata negli Stati Uniti, è calata nel Regno Unito, dove peraltro era molto più alta rispetto ad altri paesi. L'Europa è ancora interessata enormemente da questo problema per i prezzi delle energie, delle materie prime e degli alimentari. Insomma, questo è il primo tema, Valentina, sei d'accordo? Assolutamente, soprattutto una questione estremamente complicata e complessa in questo periodo che va analizzata. Sembra essere rallentato nell'ultima parte dell'anno questo trend, soprattutto in Italia, anche se gli stipendi restano comunque molto bassi rispetto a questo aumento estremamente importante, appunto dovuto al gas, come dicevi tu, ai costi dell'energia e ai costi delle materie prime. Tutto questo dovuto anche, e poi penso che comunque ne parleremo e analizzeremo la questione della guerra tra Russia e Ucraina, che ha contribuito nettamente a incentivare la crescita dell'inflazione. In un'Europa, in un mondo molto molto instabile, anche questo ha contribuito negativamente. Assolutamente, peraltro appunto diamo qualche numero, lo dicevamo poco fa, negli Stati Uniti si parla di un 7 più, un 7,1%, inflazione che è calata dopo l'intervento delle banche centrali, parleremo anche di questo con il rialzo dei tassi di interesse che ovviamente hanno provocato un rallentamento nell'economia, anche se in America questo non si è verificato perché la fotografia macroeconomica rimane sempre ben impostata. Cosa diversa è accaduta in Europa, anche perché appunto c'è la vicinanza geografica e anche come dire, militare dell'Europa per il tema della guerra in Ucraina. Abbiamo ancora un'inflazione a doppia cifra, è prevista insomma in calo per gradualmente l'anno prossimo, però raggiungerà il target del 2%, quello la media insomma delle banche centrali soltanto dopo la prima metà del 2024, quindi l'anno prossimo fondamentalmente dovremo fare i conti ancora con questo, giusto per ricordare quello che è accaduto. E allora, appunto, Russia e Ucraina, la guerra senza fine. Purtroppo, il 24 febbraio 2022 ci siamo svegliati con i bombardamenti.
della Russia in Ucraina. Io lo ricordo ancora quel giorno, lo ricorderemo Certo. sicuramente tutti. È stata una brutta pagina della storia e che poi effettivamente a livello, insomma, ovviamente dando per scontato che la cosa principale è lato umano, però poi a livello economico-finanziario, quello è stato l'evento che ha, insomma, scombussolato appunto l'anno, questo 2022. E peraltro, si pensava potesse essere una guerra flash, ma no, così non è stato, infatti ne stiamo parlando ancora oggi, a guerra ancora in corso. E che ci ha fatto conoscere un altro nome, conoscere tra virgolette quello delle sanzioni, cioè l'Europa, che insieme ovviamente all'America, insomma all'Occidente, per far sì che Putin potesse mettere una fine alla guerra, ha cominciato a dare vita a questi pacchetti di sanzioni che hanno penalizzato l'economia russa, ma che sicuramente hanno penalizzato anche la nostra economia. Valentina. Beh, siamo stati le prime vittime. Questa non è solo una guerra fisica, appunto, con le armi, ma è anche una guerra, una vera e propria guerra economica. Notizia di pochi giorni fa, anzi pochissime ore fa, sono stati lanciati ulteriori missili su Kiev, Leopoli, Kharkiv e Odessa. Quindi prosegue appunto questa offesa, questa situazione da parte dei russi nei confronti dell'Ucraina. E anche noi continuiamo a subire le conseguenze economiche, come vediamo anche magari in queste immagini. Che state mandando sono estremamente tristi, ma ormai siamo quasi entrati in questo mood che la guerra, come dicevi tu, sembrava una guerra flash, una guerra lampo, e invece si protrae nel tempo. Non solo guerra fisica, come dicevamo, ma soprattutto guerra economica. I riscontri sono e saranno estremamente negativi oggi, ma anche appunto per il futuro. Una Russia molto, molto importante, anche perché ha costruito una rete di relazioni economiche e di relazioni di export di gas molto importanti, rendendoci addirittura estremamente dipendenti appunto da questo flusso economico di gas che arrivava sia verso tutta l'Europa, ma soprattutto anche in Italia per quanto ci riguarda. Diciamo che il Premier Draghi, l'ex Premier Draghi, ha cercato di far fronte a questo problema. Certo, assolutamente sì. E ricordiamo anche un'altra cosa, un altro aspetto della guerra che ha provocato la maggiore crisi per l'accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tanto che si è ritenuto necessario, probabilmente qualcuno lo ricorderà, invocare la direttiva di protezione temporanea. Quindi, insomma, questo per dire che chiaramente noi l'abbiamo inserito negli eventi che hanno penalizzato l'economia, ma insomma, in primo piano c'è il tema umanitario davvero, Certo. davvero importante. E su questo faremo i conti poi non solo nel 2023 ma anche oltre. Allora, l'Europa e la crisi energetica, altro tema che è direttamente collegato a questo. Allora, qui si potrebbero dire tantissime cose. Valentina, ovviamente in primo piano la politica sbagliata dei governi italiani, parliamo al plurale perché ovviamente è uno sbaglio che ci siamo trascinati appresso per tanto tempo, cioè quello di essere dipendenti dalla Russia sul fronte dell'energia e del gas, non aver trovato delle risorse interne nostre che ci permettessero, non dico di essere indipendenti al 100%, ma non dipendere così in maniera pesante, non solo dalla Russia, ma anche di altri paesi, perché poi insomma, lo vediamo, no? Prima Putin era quasi un alleato fidato e poi è diventato il nemico numero uno, quindi questo potrebbe succedere anche in altre situazioni e con altri paesi. Questo è il tema principale e poi naturalmente quello delle bollette, c'è davvero imprese, consumatori messi enormemente in difficoltà da questi prezzi che non solo sono aumentati, ma sono in alcuni casi triplicati, quadruplicati, insomma, molti non hanno più neanche potuto pagare le bollette di luce e gas. Sì, l'analisi macroeconomica che hai fatto e poi anche micro, quando si parla appunto delle piccole realtà dei cittadini che giustamente devono pagare le bollette, gli stipendi restano gli stessi, ma i costi aumentano in continuazione e il trend è in continuo aumento, è estremamente veritiera. Soprattutto un dato però interessante che secondo me va analizzato è il fatto che in Italia nel 2022 le importazioni, leggevo qui, di gas russo sono crollate rispetto al 2021. Il loro peso è stato progressivamente ridimensionato, sono passate dal 40% totale nel 2021 al 3% al novembre 2022, dato di oggi. Questo
Però comunque noi eravamo e siamo parzialmente ancora dipendenti dal gas russo, che comunque è molto più conveniente rispetto ad altri gas. Penso magari alla Libia o all'Algeria, che sono paesi da cui abbiamo scelto di importare con appunto decisioni mirate economiche e finanziarie di Mario Draghi. Certo, assolutamente sì, però appunto poi è fondamentale e in questo ha cominciato insomma questo iter l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, trovare anche proprio sfruttare le nostre risorse, al di là di trovare altri partner che possano essere più affidabili, però insomma, come ho detto prima, anche in modo un po' provocatorio, anche la Russia fino a prima del febbraio di quest'anno veniva considerata un partner affidabile. In realtà poi si è scoperto che non è così per la situazione ovviamente geopolitica, ma questo potrebbe succedere con altri partner, quindi è importante che l'Italia riesca a mettere a frutto le risorse interne. Questo ci riporta un po' al tema delle infrastrutture, no? E del fatto che bisogna assolutamente garantire al nostro paese un sistema che funzioni alla perfezione sotto ogni punto di vista. Qui ovviamente abbiamo parlato di gas e luce, ma questo vale per tutto il resto, Certo, insomma. diciamo Manuela che il climate change ci ha aiutato in questa situazione. Ahimè, da un certo punto di vista è stato un aspetto negativo, ma il fatto di non avere così freddo, vediamo anche questi inverni anomali, sentiamo tutti i giorni ai vari TG, viene segnalato appunto che non è un inverno normale, il fatto che non nevichi, il fatto che comunque ci siano delle temperature molto molto alte, ci ha aiutato a risparmiare Assolutamente, sicuramente. assolutamente. Infatti abbiamo acceso i riscaldamenti più tardi, anche se poi era stato, diciamo, era stata sia consigliato, ma anche insomma c'è stata la direttiva, ma ci è venuto in soccorso il clima e ne parleremo perché poi quest'anno è stato anche il più caldo dal 1800, quindi insomma un clima. È inutile dirlo, abbiamo sentito tutto, soprattutto quest'estate, lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Prima di arrivare però all'anno più caldo, appunto da 2 secoli, andiamo a parlare di banche centrali e falchi, perché sicuramente protagonista indiscusso di questo anno è la banca centrale. Dopo 15 anni almeno 15 anni di tassi bassissimi e di appunto quasi anche allo zero, insomma. Le banche centrali, qui vediamo ovviamente Christine Lagarde, Banca Centrale Europea, ma a partire dalla Fed, dalla Banca Centrale Americana, hanno dovuto, proprio a causa dell'inflazione, procedere con il rialzo dei tassi di interesse. Quindi non più banche centrali che immettevano liquidità sui mercati, che drogavano i mercati, questa è un'altra parola che abbiamo utilizzato molte volte, ma banche centrali falchi, appunto, e lo vediamo anche nel titolo, aggressive. E questo ovviamente da una parte controlla l'inflazione, dall'altro però penalizza l'economia, perché chiaramente alzando i tassi di interesse tutto costa di più. Adesso abbiamo molto semplificato, però lo mettiamo in pole position perché sicuramente sarà un tema del 2023, perché continueranno nel loro percorso di rialzo dei tassi di interesse. Effettivamente, se in America, insomma, la fotografia macroeconomica rimane ancora ben impostata, in Europa la situazione è diversa, ma c'è timore che però prima o poi anche l'economia reale possa dare dei segnali di rallentamento evidente. Infatti, Valentina, e poi ti do la parola, si teme una recessione in America, in Europa, insomma, una recessione globale. Diciamo che dobbiamo partire, a parere mio, da un presupposto. L'America forse è più omogenea dal punto di vista economico. L'Europa ha sicuramente diverse realtà, diversi paesi, come qualcuno li chiama gli Stati Uniti d'Europa. Sono comunque diverse realtà economiche che devono cercare appunto di bilanciarsi e di creare un'unica economia che trovi un equilibrio in questa situazione soprattutto estremamente critica. Intanto notizie appunto definite, dedicate ai titoli di Stato, i rendimenti reali scontano tassi BCE più alti. Il Bund, appunto tedesco, a 2 anni sale ai massimi dal 2008. Anche questo è un segno molto molto importante, molto interessante da analizzare in questo quadro finanziario e macroeconomico. L'Unione Europea, a parer mio, è in estrema difficoltà, soprattutto ora che dovrà far fronte a questa crisi molto molto importante. Usciamo dal Covid che ci ha lasciato non pochi problemi economici e continuiamo con questa crisi che continua, prosegue, persegue nel tempo, come ha detto appunto anche Christine Lagarde, sottolineando la criticità e le criticità a cui andremo incontro e dovremo far fronte.
Ok, e infatti questo sicuramente sì, mi raccomando, noi lo diciamo sempre anche attraverso altri nostri spazi qui sulle fonti TV, soprattutto in un contesto come questo, un contesto in cui i mercati finanziari sono ribassisti, ovviamente non bisogna avere paura, ma insomma bisogna procedere con cautela, come si suol dire, bisogna stare alla finestra, è fondamentale. Non avventurarsi nella lettura dei fatti da soli, cioè perché poi bisogna considerare tanti aspetti, quindi attenzione prima di pensare a come muoversi nel mercato, buttare sempre, come dire, un occhio in più e affidarsi a chi ne sa. Questo ci teniamo sempre a dirlo. Allora, arriviamo a questioni più squisitamente politiche, Valentina. Italia al voto, un altro evento di quest'anno, ovviamente il 25 settembre siamo andati a votare. Con la caduta del governo Draghi, ovviamente, Meloni, quindi primo evento, ma poi c'è l'altro, Giorgia Meloni, la prima donna premier. Ovviamente in altre parti del mondo, voglio dire, ci sono già delle donne alla guida politica, anche economica, però in Italia effettivamente adesso sembra quasi la normalità, permettimi di dire in questo modo, però insomma l'Italia, che ancora è considerato un paese non propriamente sul pezzo in quanto ha politiche di genere, welfare, eccetera, ha una donna premier e questo secondo me è un evento da sottolineare. Allora, tu cosa ne pensi, adesso senza ovviamente entrare nel discorso più politico, eccetera, di questo? Insomma, è davvero una vetrina importante per l'Italia, cioè è un biglietto da visita importante per l'Italia? Assolutamente, sicuramente il fatto di avere questa nuova figura, diciamo, entrata appunto come Presidente del Consiglio dopo un'eredità pesante, lasciami dire, di Mario Draghi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario, Giorgia Meloni dovrà sicuramente affrontare diverse sfide. Questione uomo-donna la lascerei forse a margine. È molto importante il fatto che ci sia una donna per lanciare anche un segnale appunto di equità nei ruoli, nelle questioni, però c'è anche magari chi ha un po' strumentalizzato dal punto di vista politico la situazione. Ora vedremo anche un po' che cosa succederà con questa manovra 2023, tanto criticata per le varie questioni poste, sicuramente ne avrete parlato anche qui alle fonti TV. Certo. Dicevo appunto molto molto criticata e molto sentita su temi come il POS e il tetto al contante che hanno destato non poche polemiche. Certo, peraltro Valentina Menassi sulle sue pagine social, in particolare su Instagram, dedica proprio tanto spazio a tutti questi temi, quindi seguitela e insomma è sempre molto utile a livello di conoscenza, così da poi per poi approfondire ovviamente alcuni aspetti, guardare quello che sta succedendo. Infatti, hai detto bene, ovviamente il fatto che sia donna è passato un po' in secondo piano per le emergenze, no? A cui Certo. ha dovuto e dovrà far fronte il nuovo governo. Mi viene anche in mente una cosa, cioè tutta la paura. Se ne parla ancora, però si parlava di ritorno al fascismo, insomma, di un governo che potesse in qualche modo riportarci indietro nel tempo, è stata un po' messa nel dimenticatoio proprio per le emergenze reali, perché di questo si tratta. Insomma, diciamo che Giorgia Meloni, prima donna premier, ha molte criticità da affrontare, questo sicuramente e lo sappiamo. Allora, 2022, anno più caldo da 2 secoli e da sempre, perché da sempre tra parentesi, perché secondo qualcuno non si riesce a ricordare quando effettivamente c'è stato un anno caldo come questo. Ecco, ovviamente lo abbiamo sentito in estate, Valentina. Un'estate che è iniziata a maggio quest'anno e che ha messo anche a dura Grazie. prova, esatto, l'ambiente, perché poi insomma la siccità, l'ambiente, l'economia ha portato anche dei gravi problemi che hanno, diciamo, messo benzina sul fuoco rispetto alle problematiche che c'erano già e che hanno colpito le attività commerciali, eccetera, i raccolti, eccetera. Ma lo stiamo sentendo anche adesso. In Sud Italia sì, addirittura si va ancora al mare, si fanno bagni, anche al nord comunque. Gli inverni, quelli rigidi di una volta, sono solo un lontano ricordo, ancora di più quest'anno. Però, appunto, insomma, non è un problema da sottovalutare. I problemi ambientali sono sempre un po' messi a margine, no? Cosa ne pensi?
Assolutamente, sono sempre messi a margine finché poi non si creano e non si presentano situazioni critiche dal punto di vista economico, come per esempio immagino il turismo appunto invernale, che ne so, chi va a sciare giustamente, i proprietari delle piste da sci, i proprietari appunto anche di tutto l'indotto che riguarda questo sport, questa necessità, come appunto la ristorazione, gli alberghi, che hanno e si trovano attualmente in forte difficoltà, perché ovviamente se non fa freddo, non nevica molto semplicemente e sulle piste da sci è molto difficile appunto sciare. Quindi questo ha creato un problema e continuerà a creare problemi e noi credo che dovremo adattarci a questo nuovo stile, a questo nuovo clima, sia con le nostre economie ma anche con i nostri stili di vita. Io leggevo invece che il 2022 è stato appunto l'anno più caldo di sempre, dove le temperature massime medie in Italia non sono mai state così alte dal 1800 addirittura. Esatto, Quindi da 2 secoli. dobbiamo Esatto, andare un po' indietro nel tempo appunto per fare un paragone concreto. 2 secoli. Saranno un 31 dicembre, un capodanno mitico, con temperature di 5-6 gradi sopra la media. Sto leggendo proprio quelle che sono un po' le previsioni, localmente anche di qualche grado in più. Ci tenevo a dire un'altra cosa, peraltro già quest'estate si parlava del rischio di eventi estremi, no? Che si potessero verificare in autunno e inverno, due facce della stessa medaglia, quello che stiamo vedendo in questo istante, appunto temperature miti per esempio in Italia e questa bufera di neve in America che ovviamente ricordiamo ha ucciso anche 60 persone, è un evento estremo proprio a causa dei cambiamenti climatici di cui anche Valentina stava riferendo, quindi insomma ci auguriamo, ecco questo deve essere sicuramente di buon auspicio che il 2023 possa essere davvero l'anno in cui si prendono e si prenderanno decisioni importanti per il nostro ambiente, altrimenti dovremo fare i conti con situazioni davvero pesanti, quindi non si tratta solo di avere un po' di caldo in estate o di poter andare a fare il bagno che è piacevole, questo magari a dicembre, attenzione perché davvero bisogna un po' considerare più seriamente la questione. Andiamo a parlare anche, e quasi in chiusura, poi faremo un commento generale prima di salutarci, della Cina. La Cina e la politica zero Covid. Allora, Covid, ti do questo input, Valentina. Purtroppo che è tornato ancora a essere presente a livello di discussione in questa ultima parte dell'anno, in questi ultimi giorni Certo. dell'anno, proprio per la diffusione appunto del coronavirus che arriva dalla Cina, cioè la grossa, la pesante incidenza del Covid in Cina, che ovviamente rischia di diffondersi in tutto il mondo, e la decisione della Cina proprio di allentare le restrizioni lockdown che hanno interessato il paese per 3 anni, quindi tantissimo, proprio in questo momento. Decisamente critica come situazione, Manuela, e soprattutto in questo periodo dove comunque tanti turisti si stanno muovendo per le vacanze di Natale, i controlli infatti negli aeroporti sono aumentati e continueranno ad aumentare, almeno questa è la prospettiva denunciata e annunciata appunto sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti, proprio perché si vuole evitare la diffusione di questa pandemia ed eventualmente delle varie mutazioni del virus, nonostante comunque ci siano i vaccini che non possono far fronte a tutto e non possono salvarci effettivamente da tutto. Detto questo, anche qui ci sono delle ragioni economiche. La politica zero Covid sicuramente costava tantissimo al governo cinese. Leggevo qui appunto un dato della Bank of China: se i test appunto anti-Covid riguardassero 900 milioni di cinesi, il costo annuale sarebbe di 100 miliardi di dollari. Sicuramente una cifra interessante e importante da affrontare da parte del governo cinese Assolutamente. per salvaguardare e cercare di limitare appunto questa politica. Poi dobbiamo anche immaginare la Cina per quello che è comunque una mentalità completamente diversa rispetto a quella occidentale, è un'economia diversa e anche un mindset del cittadino singolo estremamente diverso. Vediamo un sacco di video in cui appunto rispettano le regole, se chiedono di rimanere in casa, loro rimangono in casa, sono molto militari da quel punto di vista in termini di mentalità e di rispetto delle regole. Qui, ecco, sia in Europa che in America abbiamo visto le normative anti-Covid rispettate un po' sì e un po' no, forse all'inizio, ma poi si è un po' allentata la questione. Lì sono molto più militari e il governo cinese ha preso questa decisione. Vedremo un po' che cosa succederà.
Assolutamente, vi faccio vedere questo prospetto con alcuni numeri che riguardano proprio ciò che è successo in Cina a livello economico a causa di tutte queste restrizioni e della politica zero Covid, che sapete ha portato anche a tantissime manifestazioni anche abbastanza pesanti nel paese, e le agenzie di rating hanno abbassato le previsioni sulla crescita della Cina per quest'anno e il prossimo, con l'aumento dei casi di Covid. La stima di quest'anno è stata ridotta al 2,8%. Quella del 2023 è stata ribassata al 4% e le previsioni sono al di sotto delle stime medie del 3,3% per il 2022 e del 4,8% per il 2023. Ricordiamo che, insomma, la Cina, in quanto potenza mondiale, grande potenza mondiale, insomma, a livello economico, rischia poi di abbattere ulteriormente quelle che sono le previsioni a livello globale per l'anno prossimo, previsioni già penalizzate naturalmente da tutto quello di cui abbiamo parlato in questo spazio. Valentina, siamo in chiusura, che cosa possiamo augurarci per l'anno nuovo? Beh, sicuramente una situazione migliore sotto tutti i punti di vista, sia sociale, morale, umano, perché comunque usciamo anche da una grossa difficoltà nelle relazioni umane. Siamo stati chiusi in casa per diverso tempo, il lockdown ci ha imposto tantissime questioni che non hanno portato sicuramente a posizioni positive, se così possiamo dire, e speriamo appunto in un anno migliore. Tu cosa ne pensi? No, assolutamente sì. Oltretutto, insomma, come diciamo che il 2022 avrebbe dovuto essere un po' l'anno della ripartenza, proprio dopo il periodo prolungato di Covid, così non è stato. Il 2023 sicuramente, almeno per la prima parte, ancora ci porterà, credo, amare sorprese, ma insomma, poi secondo qualcuno potrebbe essere l'anno in cui si prepara la ripartenza, e lì dovranno giocare più fattori, no? Perché sai, insomma, a partire dalla guerra, a partire dalle decisioni politiche, non delle istituzioni, però insomma speriamo che lo sia, insomma Valentina. È ovvio che poi, ecco qui, permettetemi di dire sempre che qualsiasi previsione fatta, quindi lungi da me, lungi da Valentina Menassi fare previsioni, in questo momento lascia un po' il tempo che trova, e quindi insomma ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Questo è proprio retorico e banale, ma lo dobbiamo dire per forza. Ne abbiamo bisogno in questo Esatto, momento per esatto. ripartire. Diciamo che a livello di spirito ne abbiamo bisogno. Allora, Valentina, grazie. Ci ritroveremo sicuramente per l'anno nuovo qui sulle Fonti TV. Intanto, grazie per aver ripercorso con noi le tappe fondamentali del 2022. A presto. Seguite Valentina sui social. Grazie a te, Manuela, e buona ripartenza a tutti. Assolutamente. Ecco, dai, speriamo che l'hashtag del 2023 possa essere proprio ripartenza. Questo. Grazie ancora Valentina. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo sui mercati con Sergio Piovini.